lo studio della macchina in corrente continua, che da un punto di vista storico è stata la prima ad essere introdotta come macchina elettrica. Poi successivamente abbiamo avuto l'avvento della macchina, delle macchine alternate, la macchina sincrona e poi la sincrona. Da un punto di vista metodologico, però diciamo didattico, conviene farle dopo la macchina sincrona per motivi che vi saranno evidenti, anche perché insomma di fatto ci siamo impratichiti un po' con la distribuzione delle induzioni al trafelo di una macchina, quindi nel caso della macchina a corrente continua le cose dovrebbero essere abbastanza semplici da comprendere. Vediamo allora qual è il principio, diciamo, di funzionamento. Il principio di funzionamento, immaginiamo di avere, qui ci vorrebbe un ottimo disegnatore, ma ci proviamo, una struttura di questo tipo. Abbiamo dei poli che si chiamano poli di eccitazione, che delimitano una zona a sezione, questa ovviamente è una sezione assiale, delimitano una zona cilindrica. Su questi poli andiamo a disporre un avvolgimento che prende il nome. Cioè, questi poli poi immaginate che siano poi chiusi in questo modo, no? Adesso è un'unica struttura in ferro, se volete. C'è questo avvolgimento di eccitazione, portafogli, cavi terminali, che alimento in corrente continua, e quindi di conseguenza questo avvolgimento su questa struttura che è in ferro, questi si chiamano poli di eccitazione, crea nello spazio compreso fra queste due espansioni polari un campo magnetico. Per semplicità immaginiamo che questo campo magnetico sia, diciamo, uniforme. Ripeto, per semplicità, nella realtà non è così, perché cioè, nella realtà, poiché il ferro ha permeabilità praticamente infinita, le linee di forza emergono, entrano ed emergono perpendicolarmente alla superficie di separazione, quindi hanno un andamento di questo tipo. Però in prima battuta supponiamo che siano, diciamo, uniformi l'andamento del campo. Poi diciamo, affineremo questo ragionamento, d'accordo? Immaginiamo di piazzare all'interno di questo spazio cilindrico una spira che io rappresento a parte. Quindi immaginate questa spira che ha un diametro pari al diametro presente qui, meno, diciamo, piccolo, una piccola differenza che ti consente di ruotare, una spira posta, diciamo, coassialmente con questo volume cilindrico, e qui io vado a rappresentarne la sezione. La sezione vedrò sostanzialmente nella mia spira, questa è la connessione frontale, vedo i due conduttori che sono rispettivamente quello di andata e di ritorno. È chiaro, no, l'esperimento che stiamo facendo, no? C'è questa spira in qualche modo fissata sull'asse di questo cilindro, libera di ruotare. A questo punto andiamo a collegare sull'asse di questa spira due anelli e a questi anelli colleghiamo ciascun anello a una delle due estremità della spira. Quindi abbiamo i due cavi della spira, sono collegati a un anello e all'altro. È chiaro quello che stiamo facendo? Poi su questi anelli ci poggiamo due spazzole, contatti striscianti quindi, e queste spazzole le colleghiamo
ha una sorgente in continuo. Quindi nella nostra sfida circolerà una corrente, invertiamo qui giusto per essere. Quindi la corrente circola in questo modo, per la convenzione di noi. Ok? E quindi se vado a fare la sezione, qui avrò una corrente per esempio entrante e qui una corrente uscente. Qual è il mio obiettivo? Il mio obiettivo è quello di creare un sistema che ruota, no? Di fare un motore di corrente continua. Quindi a questo punto, diciamo, su questi, quindi ho due conduttori che sono i due lati attivi della spira, percorsi da corrente che interagiscono con questo campo e quindi sono soggetti a una forza F, ciascuno di loro, pari a I L vettor V, dove L è orientato secondo il verso di percorrenza della corrente. Allora la B è in questa direzione, la I è diciamo, entrante, quindi qui sostanzialmente avrò VLI per il seno dell'angolo compreso tra i vettori B ed L, per il seno di alfa. Immaginiamo che sia alfa quest'angolo. Nel nostro caso la B e la I sono fra di loro perpendicolari, ortogonali. Quindi diciamo nel nostro caso abbiamo VLI. E come diretta la forza, per esempio agendo su questo conduttore? Allora, B è in questo modo, in quest'altro, diciamo, questa entra, una lavagna, forza. Allora, la forza è sicuramente diretta lungo questa direzione, trovate? E quindi io direi diretta così, secondo le regole che volete voi. Se mi metto con la testa qui, vedo questo vettore sovrapporsi al vettore induzione ruotando in senso antiorario. Naturalmente da questa parte ho una forza diretta così. Chiamiamo beta quest'angolo, l'angolo che la spira forma, la normale alla spira forma con l'asse diciamo centrale, e quindi a questo punto ho una coppia che agisce sulla mia spira B, che sarà pari al prodotto della forza, quindi B L I per il braccio. Se quest'angolo è beta, anche questo è beta, il braccio è pari proprio a, se chiamiamo B questa dimensione che è sostanzialmente il diametro della mia spira, e D che moltiplica il seno di beta. Mi convince? Quindi sostanzialmente questa spira si mette in movimento, cioè nel momento in cui io la pianzo qui dentro e alimento, chiudo l'interruttore, quindi do l'alimentazione, questa si comincia a muovere. Si comincia a muovere, si muove in questa direzione. E cosa succede però? Arrivati, giunti in questa posizione, vi faccio qui il disegno, però molto semplificato. Quindi ruota, giunta in questa posizione, la coppia che fa? Annulla. La coppia si annulla, guardate che diciamo, questa posizione è la posizione nella quale la spira a sua volta crea un campo magnetico. Campo magnetico che possiamo immaginare sempre uniformemente diretto in maniera perpendicolare alla spira.
In queste condizioni il campo magnetico della spira è diretto in questo verso, perché gira in senso orario. da questa parte. Quindi questo è il campo. Poi c'è il campo di eccitazione. Quindi il sistema tende ad allineare spontaneamente i due campi magnetici. Ma queste sono con le due calamite che spiazzano nord-nord, sud-nord, si allineano. Cioè questa è la configurazione, si può dimostrare che è la configurazione di minima energia. Però giunti in questo punto, non vado più avanti. Se in qualche modo andassi avanti di poco, cioè superassi questo punto di equilibrio e quindi mi portassi qui, per esempio in questa configurazione, e la coppia come agirebbe? Adesso sarebbe il contrario, sarebbe così. Quindi mi riporto nuovamente nella posizione di equilibrio. Quindi non ho creato un moto continuo, però si muove. Quindi posso immaginare di sfruttare questo fenomeno per creare un moto rotatorio continuo e quindi definire un motore. Ditemi se è chiaro qui adesso. Quali sono le condizioni che devo soddisfare? Come posso provare posso realizzare questo moto continuo? Beh, prima cosa, la spira. È evidente, non posso lasciare tutto questo traferro perché sennò avrei un campo molto molto piccolo. Comunque per avere un'induzione elevata dovrei avere delle correnti di eccezione molto grandi. Quindi io la spira la metto su un cilindro di ferro, su un rotore. Quindi la mia spira sarà in qualche modo appoggiata su un rotore. Addirittura poi sapete che, così come avviene nelle macchine alternate, in realtà non è appoggiata sulla superficie del rotore, ma viene inserita nelle cave del rotore. Quindi la spira è piazzata sul rotore. E quindi se è piazzata sul rotore, avete il vostro traferro più piccolo possibile per avere l'induzione più grande possibile a parità di corrente. Le linee di forza in questo caso hanno un andamento di questo tipo, entrano ed escono perpendicolarmente. Vabbè, poi si chiudono naturalmente qui. Questo qui passa così. La vostra spira sta di nuovo qui. Allora, vediamo che cosa abbiamo ottenuto inserendo un supporto in materiale ferromagnetico per la spira, cioè inserendo il rotore. Beh, se adesso andiamo a rifare, quindi la mia spira è sempre percorsa da corrente entrante qui, corrente uscente qui. Adesso, poiché l'induzione è diretta così, l'induzione che intercetta la spira è diretta in maniera radiale rispetto al rotore, la forza che agisce sul conduttore sarà tangenziale. Ci siete? Quindi la forza è tangenziale, e in questo caso è diretta così. Questa è la forza che agisce sul conduttore. E allora, da quest'altra parte, l'induzione è diretta a uscire, radialmente va a uscire, la forza sarà, la corrente è uscente, quindi corrente uscente. Corrente uscente, induzione uscente, no, la forza è diretta così. E qua questa è la vostra parte. Vedete che adesso la forza F è sempre BLU. La coppia però è banalmente BLI moltiplicato per D.
cioè non dipende più dalla posizione, perché se guardate la rappresentazione di prima, prima diciamo la forza era diretta una così all'altra così, e quindi di conseguenza la coppia dipendeva dal braccio e il braccio dipendeva dalla posizione della spira. Quindi la presenza dell'indotto mi rende sostanzialmente la coppia agente sulla mia spira e quindi sul rotore, perché poi la spira è solidale al rotore, indipendente dalla posizione del rotore. Bene. Resta però il problema che, arrivati in questa posizione, mi trovo con questa configurazione un attimo prima di passare a questo è il mio rotore, se volete facciamo pure lo spazio per la chiavetta per l'albero. Allora, in questa configurazione l'induzione fa così, quindi l'induzione qua entra radialmente e la configurazione entra, quindi qua la coppia agisce così e qua agisce così. Nel momento in cui vado dall'altra parte, però c'è qualcosa che non funziona rispetto alla configurazione che abbiamo fatto prima. Ah, la configurazione che ho fatto prima però pure era così. Questo a un certo punto si porta. C'è sempre, arriverà a una configurazione di questo tipo, questo fa tutta una rotazione, quindi qui c'è la corrente entrante e qui la corrente uscente, se mi trovo da questa parte, scusate, che cosa succede? Adesso l'induzione ha cambiato segno, qui no? Quindi l'induzione qui è uscente, la corrente è entrante e quindi la forza è diretta di qua. Stessa cosa vale per quest'altra parte. E quindi questo tende a portarlo in questa posizione qui. Questa configurazione si permane fino a quando non arrivo in questa configurazione, entrante, uscente entrante, quindi qui è così, qui è così. Dopodiché, se ci pensate, nel momento in cui questa passa dall'altra parte, che cosa accade? Si inverte il verso, siccome si inverte l'induzione, si inverte anche il segno della coppia e quindi ritorna di qui, cioè di nuovo questa è una posizione di equilibrio stabile. Ci siete? Facciamo l'ennesimo disegno, nel momento in cui, perché la configurazione della corrente è sempre questa, adesso l'induzione è diretta così, la corrente è entrante, quindi la coppia, questo tira di qua e questo tira di là, e quindi tende a riportarla sempre nella configurazione, quella che abbiamo visto, di equilibrio, in cui si allineano i due campi, il campo generato dalla spira che sto considerando, che è il nucleo embrionale del mio rotore o armatura, nelle macchine a corrente continua si chiama pure armatura, e il campo di eccitazione. Dice, ma allora come ne esco? Questa gira, si porta a linea e si ferma. Questo è.
Qual è, diciamo, il segreto? Per esempio, consideriamo questa configurazione. Allora, la corrente è uscente, il campo qui è entrante. Ok, l'abbiamo scomata bene. La forza è diretta così, la forza qui è diretta così. Immaginiamo quindi questa sta ruotando in questo verso. Arriva in corrispondenza di questo asse. Questo asse, guardate, si chiama asse neutro perché banalmente la mia distribuzione di induzione di eccitazione o la forza di luce di eccitazione, se questi sono due pi greco di macchina, ha un andamento che idealmente è di questo tipo, ha sempre lo stesso segno sotto un polo e poi si inverte istantaneamente di segno sotto il polo successivo. Nella realtà l'andamento come sarà? Sarà un andamento di questo tipo qua. Cioè la transizione da un valore di induzione a un valore opposto, passando da un polo all'altro, avviene abbastanza repentinamente, ma non istantaneamente. Cioè non è che ci sia una scissa angolare in corrispondenza alfa, in corrispondenza della quale a sinistra c'è un valore di induzione, immediatamente a destra c'è un altro valore di induzione. Però consideriamo il caso ideale, in cui è una situazione di questo tipo, cioè un andamento a onda quadra della induzione di eccitazione. Stavo dicendo, quindi la macchina giura da questa parte. Quando si porta in quest'altra configurazione, quindi quando arriva in questa posizione, la coppia tende a invertirsi. Per non farla invertire, cosa devo fare? Siamo arrivati al punto della situazione. Per farla continuare in questa condizione, continuare a farla girare da questa parte, cosa dovrei fare? Che devo invertire? Devo fare in modo che la corrente qui diventi entrante. Cioè quindi io devo fare in modo che la corrente sia, quando questo lato qui sia entrante, quando il lato della spira transita sotto questo polo, e sia invece, scusate, sia uscente, come abbiamo fatto, e sia invece entrante da quest'altra parte, mentre invece qui non ho questa situazione. Allora come posso fare? Posso fare in questo modo, anziché collegare, qua ancora c'è il disegno, a due anelli distinti, collego le due estremità della spira a un unico anello diviso in due metà isolate fra di loro. Allora facciamo una cosa, quindi immaginate due mezzi anelli separati da uno strato di isolante, quindi sono galvanicamente isolati, e dopodiché poi ci piazzo sopra la spazzola, una su questa e l'altra su questa, quindi sostanzialmente ho due lamelle, mettiamo lamella 1 e lamella 2 e due spazzole, spazzola 1 e spazzola 2, che poi vengono collegate alla sorgente in continuo. Allora vedete, in questa configurazione la corrente qui va in questo verso, quindi ritorna, quindi qua c'è la configurazione in cui la spazzola 2 è a contatto con la lamella 2, la spazzola 1 è in contatto con la lamella 1, per esempio è questa configurazione qui. Questa si mette a ruotare, a un certo punto cosa succede? Le spazzole sono ferme nello spazio, quelle che si muovono sono, diciamo, le lamelle che sono solidali con la spira. Questo, diciamo, quindi io inizialmente ho l'accoppiamento L2S2 L1S1. Questa si mette a ruotare, a un certo punto la spazzola 2 viene in contatto con la lamella 1, quindi passo da questa configurazione alla configurazione L2S1 L1S2, e quando la spazzola 2 viene in contatto con la lamella 1, questo lato si trova da quest'altra parte,
e quindi in questo lato si inverte il verso della corrente. Cioè ho realizzato proprio quello che volevo fare io, cioè se faccio in modo che questo cambiamento di contatto avvenga in corrispondenza del passaggio dei lati attivi della spira per l'asse elettro, per l'asse di inversione del segno dell'induzione, il gioco è fatto. Questo, diciamo, prima ha questo andamento, quando passa dall'altra parte, qui la corrente non è più sempre entrante, non è più sempre uscendo, ma diventa entrante qui e uscente qui, e quindi di conseguenza la macchina continua a girare, la spira continua a girare. Ci siete? Questo è il principio di funzionamento di quello che si chiama collettore. Questo è un nucleo di collettore, perché ovviamente dovete immaginare che per così abbiamo realizzato il modulo continuo, il motore a corrente continua da alzare, però naturalmente per alzare i valori di coppia e per rendere il funzionamento sicuramente ottimale, io devo mettere un certo numero di spire, devo piazzare un avvolgimento, e anziché avere semplicemente una coppia di lamelle avrò tanti, avrò diciamo un anello diviso in tanti settori, a ognuno dei quali arriva l'estremità di una spira. Adesso vediamo come è fatto l'avvolgimento di una macchina a corrente continua. Questi settori, poi lo vedremo in laboratorio, sono separati l'uno rispetto all'altro da un foglietto di mica. Io ho dimenticato di spegnere il telefono. Questo, immaginate una struttura cilindrica fatta così, con tutte queste lamelle. Ok, prima di passare però a vedere la struttura dell'avvolgimento, quindi il principio di funzionamento è chiaro, no? Con questa trovata direi geniale della mente umana di invertire la posizione delle lamelle rispetto ai contatti di immissione della corrente in maniera tale da invertire verso la corrente. Cioè il segreto qual è? Quello di fare in modo che le correnti qui abbiano sempre lo stesso verso e qui abbiano verso opposto, punto. Quindi se qua sono due, se uscenti, qua devono essere sempre entrati, uscenti, entrati, indipendentemente da quella che è la spira che sta transitando. Oh, l'unica cosa, perché si dice lati attivi della spira? È evidente che questo lato, qui c'è un prodotto vettoriale che genera la forza, quindi quando i due vettori sono fra di loro allineati, in questa zona diciamo il vettore B e il vettore I sono sostanzialmente allineati, e quindi le connessioni frontali, nell'ipotesi di trascurare gli effetti di bordo e quindi ritenere che il campo abbia una simmetria assiale, si ripete identicamente in tutti i piani perpendicolare all'asse di macchina, non danno contributo alla trasmissione della coppia. Ecco perché i due lati attivi sono semplicemente quelli che corrono paralleli all'asse della spina. Da un punto di vista fenomenologico, non mi proponere di dirlo adesso, che fare tutti i segni. Questa spina quindi si mette a ruotare. Quindi di conseguenza ci sarà un'energia meccanica che avviene a scapito dell'energia elettrica erogata da questo generatore. Cioè questo generatore sta erogando una corrente I che circola qui, quindi se qua c'è una tensione V ci sarà una potenza V per I, e quindi di conseguenza c'è una potenza elettrica che sostiene la potenza meccanica. Ora però una spira che si muove in un campo magnetico è sede di una forza elettromotrice. È sede di una forza elettromotrice indotta, possiamo farlo come variazione del flusso concatenato con la spira che gira, oppure banalmente vi ricordo che è uguale a B, vettore B, moltiplicato L. Nel nostro caso la velocità. Allora, ragioniamo qui. Questa stessa è la velocità sostanzialmente orientata come la forza agente, questa è la velocità, questa è B, quindi
fare V vettor V, e quindi la forza elettromotrice, guardate come è diretta, adesso me lo dovete dire voi. Qua c'ho sicuramente BLV, ma la forza elettromotrice, questa è la B. Adesso questo disegno diventa il disegno della, per valutare la, se la B o la F, è la stessa cosa, no? Perché ci sono la stessa cosa. Il campo qui entra così, quindi è perpendicolare. Quando vado a fare il vettore V, la freccia non sta da questa parte, ma sta da davanti. Vi trovate? Io me la ricordo così, un osservatore con la destra e la freccia di ultimo vettore sono apposta a seconda senza azionare. Voi fate con le vostre mani, ma comunque anche se fate V vettore V, questa è V, questa è B, punta dentro. Trovate? Punta dentro, guardate, punta quindi in direzione opposta alla corrente. Cioè nasce una forza elettromotrice che si oppone, il principio è sempre lo stesso, alla causa che l'ha generata. La causa che l'ha generata poi è il movimento. Il movimento è una cosa sta originando dal fatto che sta circolando corrente in questa spira, e quindi cerca di far circolare corrente, si oppone alla circolazione di corrente. Cioè nasce quindi qui una forza, quella che in qualche testo, in molti testi, trovate chiamata forza contro elettromagnetismo, che è la forza elettromagnetica. Però se vi fa piacere, contro perché? Perché si oppone alla V, perché altrimenti questo, diciamo, questo generatore, la potenza che serve per far circolare corrente, da dove è originata? È originata proprio dal fatto che io qui, se vado a scrivere l'equazione di equilibrio elettrico, avrò che V più la E, la forza elettromotrice indotta, deve essere uguale a R per I. E la E si oppone alla circolazione di corrente, quindi è in opposizione rispetto alla V. Qua l'opposizione è proprio numerica, algebrica, perché siamo punti. È di segno opposto rispetto alla V. Ecco perché è algebrica. Quindi sostanzialmente l'energia che io devo spendere, elettrica, serve proprio a consentire la circolazione di corrente che altrimenti sarebbe impedita proprio da questa, dalla presenza di questa forza. Allora, vediamo come è fatto l'avvolgimento di una macchina a corrente continua. È leggermente diverso da questo che abbiamo fatto prima, non più di tanto. Vi dico subito che ci sono, devo dire, fior di libri ormai, non più utilizzati nelle scuole di costruzione elettromeccanica, sulla struttura, sulle condizioni di avvolgibilità del motore, dell'armatura, che si chiama anche una macchina a corrente continua. Noi qui diamo i concetti generali, ma sono quelli che stanno per capire il principio di funzionamento. Allora, l'avvolgimento di una macchina a corrente continua rispetto all'avvolgimento di una macchina alternata ha una caratteristica particolare: è chiuso. Che significa è chiuso? Che un omino che si mette, lo percorre tutto quanto, ritorna al punto di partenza senza uscire mai. È collegato con l'esterno attraverso le spazzole, attraverso, cioè, il sistema collettore spazzole, nella maniera che vedremo adesso. Allora, immaginiamo per esempio di avvolgere una macchina, diciamo in caso, a 8 cave. A 8 cave sul rotore o sull'armatura, cominciamo a usare questo termine. Allora, le mie 8 cave le segno qui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ho preso la macchina e l'ho linearizzata. Allora, l'avvolgimento deve essere chiuso, quindi io cosa faccio? Metto un conduttore qui in 1 e dove vado? Beh, posso
posso andare o in 4 o in 5. Senza che imbratto questo disegno, se no diciamo, non... Allora, da 1 vado per esempio in 5 e questo è il passo di andata dell'avvolgimento. Non è dell'avvolgimento di tipo imbricato, ma una volta avanti, una volta indietro, però può anche andare sempre avanti. Comunque un passo di andata e un passo di ritorno. Da 1 vado in 5. Da 5, per esempio, posso tornare in 2. Quindi qui il passo di andata è 4, il passo di ritorno è 3. Da 2 vado in 6 e da 6 vado in 3. Da 3 vado in 8. Da 3 vado in 4, da 3 vado in 7. Da 7 vado in 4, da 4 vado in 8 e da 8 torno in 5. Non sono tornati, quindi non l'ho chiuso l'avvolgimento, perché alla fine mi devo ritrovare collegato tutte le cave tra di loro, immaginate questo filo di altri, e ritorno in 1 dove ero partito per chiuderlo. Quindi questa soluzione non va bene. In realtà, se uno conoscesse le regole di avvolgibilità, già saprebbe qual è il legame che ci deve sussistere tra passo di andata e passo di ritorno. Ma ripeto, non è questo l'oggetto del corso, quindi va benissimo procedere per tentativi. Immaginiamo di fare invece un passo di andata di 4, da 1 a 4, quindi un passo di andata di 3 e un ritorno di 1, quindi da 4 un ritorno in 3. Da 3 dove vado? In? Poi da 1 sono andato in 4, poi dopo lo disegniamo, ma prima di imbrattarlo, da 4 sono tornato in 3, da 3 dove vado? 6, da 6 torno in 5, da 5 vado in 8, da 8 vado in 7, da 7 vado 1, 2, 3, vado in 2, da 2 vado in 1 e si è diviso. Adesso ho tutti i numeri, quindi lo possiamo anche, adesso ce ne accorgiamo anche disegnandolo, quindi da 1 a 4, da 1 a 4, da 4 a 3, da 3 a 6, da 6 a 5, da 5 a 8, da 8 a 7, da 7 vado in 2, quindi qua mi trovo con questo che viene da 7 e da 2 vado in 1, ecco qua la funzione del più. Io preferisco disegnarlo insieme a voi l'avvolgimento, così lo capite. Se vi sparo le slide, dopodiché poi come realizzo il collegamento con l'esterno? Da ogni connessione frontale, per esempio da qui, faccio partire un collegamento con il collettore. Quindi ogni connessione frontale è collegata a una lamella del collettore. Questo che significa? Significa che se Q sono le cave, il numero di lamelle del collettore sarà pari a Q mezzi. No, perché se ogni coppia di conduttori attraverso la sua connessione frontale va a collegarsi a una lamella del collettore, quindi in questo caso a 8 conduttori corrispondono 4 lamelle di collettore. Il collettore che cos'è? Altro se non un cilindro. Costituito da una successione, un anello segmentato in tante parti, quante sono appunto le lamelle che devo realizzare, ogni parte è collegata con una connessione frontale. Quindi avrò
Qua rappresento l'isolante tra una lamella e l'altra, in questo modo. Quindi qua c'ho la lamella 1, L1, L2, L3 e L4. Immaginate questo ring, questo anello di materiale conduttore, diviso in tanti settori. Ogni settore è separato dall'altro da uno strato di materiale isolante, proprio un foglio esterno. E ogni, quindi avete tante lamelle, ogni settore di questo prende il nome di lamella, lamella del correttore, e ogni lamella è collegata a una connessione frontale. Ci siamo? A quel punto sulle lamelle poggio due spazzole, per esempio immaginiamo poggerò una spazzola qui per creare il collegamento con il circuito esterno e una spazzola qui. E alimento. Quindi qui circola una corrente che si chiama corrente d'armatura, la chiamiamo ion A, alimento in continuo. Si deve richiudere, ma scherzi a parte, arrivati qua, di qua diciamo risale la corrente, questa corrente la stiamo seguendo, vedete, fa così così, arrivati in 3, da 3 va in 6 e qui è scende, qui scende e trova una via di uscita qui nella lamella, nel contatto tra lamella e le 3 spazzola. Seguiamo l'altra via, perché la icona abbiamo detto che si divide in due parti. Di qua va in 2 in questo verso, da 2 va in 7 in questo verso, da 7 qua non trova via di uscita, quindi si richiude in 8 risalendo, qua scende in 5 e si ritrova qui. Allora guardate che succede alla fine della giostra, ho fatto quello che volevo, che ho ottenuto prima con i due anelli divisi a metà, guardate. Con questa configurazione io ho quattro conduttori che sono l'8, questo è chiuso la macchina, quindi l'8 e 1 sono continui, l'8, l'1, il 2 e il 3 in cui la corrente ha un verso. Ci siete? E i conduttori che stanno in questa posizione, nella realtà che succede? Questo si muove e le spazzole stanno ferme, quindi il conduttore che di volta in volta verrà qui, qui, qui o qui avrà sempre la corrente che va in questa direzione. Ok? Qualunque esso sia, cioè quando, se questo qui si comincia a muovere e a un certo punto qui arriva il 7, e il 7 la corrente sarà sempre stata in questo verso. Quindi ho quattro conduttori in cui la corrente ha un verso e quattro conduttori in cui la corrente ha un verso opposto. Siccome i conduttori sono tutti uguali, è chiaro che questa corrente qui sarà con a mezzi e con a mezzi. No, non c'è motivo per cui si debba essere diversa. Ma la cosa simpatica è che a questo punto, se io piazzo il mio polo che rappresento qui, di eccitazione, così, qua c'è l'appoggiamento di eccitazione.
Cosa ho realizzato? Ho realizzato una struttura di questo tipo. Sono delle gare che io non ho appeso a dire, non ho appeso a dire di sì. Io i miei quattro conduttori qua, 1, 2, 3, 4, e i ritorni che stanno da quest'altra parte, 1, 2, 3 e 4. Cosa ho ottenuto? Che sotto un polo le correnti hanno tutte lo stesso verso, per esempio tutte entranti, e sotto l'altro polo invece le correnti sono tutte uscenti. Grazie al collegamento, lo rappresento qua genericamente con le mie spazzole, collettore spazzo. In realtà il collettore sta qua, però se lo rappresentassi qua il disegno diventa un po' imperscrutabile. E cosa accade se il campo è diretto così, il campo di eccitazione? Quindi su ognuno di questi conduttori il campo è in questa direzione, la corrente è entrante, quindi la forza è diretta così, la forza è diretta così, la forza è diretta così, la forza è diretta così. Dall'altra parte si inverte il campo, si inverte la corrente, quindi la forza è diretta così, 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 così. Quindi vedete che avete adesso l'effetto di concomitante delle coppie, come se ci fosse l'effetto concomitante delle coppie agendo su più spire. No, voi avessi messo, anziché mettere una sola spira, ne ho messe di più, in questo caso ne ho messe 4, e la coppia risultante è la somma delle coppie agenti sulle singole spire. Vi faccio notare che questa configurazione di forze rimane sempre la stessa. Anche quando questo gira, perché una volta che gira, quando questo conduttore passa da quest'altra parte, vogliamo mettere i numeri? Proviamo a mettere i numeri. Allora, qui per esempio abbiamo il conduttore 8, poi c'è 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, e poi 4, 5, 6, 7. Quando il conduttore 4 va al posto del conduttore 3, quindi il moto sta in questa direzione, il verso della corrente in questo, diciamo, in questo conduttore come sarà? Sarà sempre in salita, proprio per effetto, perché voi potete ripetere, vi rifate il disegno, ripetete la configurazione, andate a rifare l'analisi dei flussi delle correnti, diciamo delle circolazioni delle correnti, e vi ritrovate sempre in questo verso della corrente di circolazione. Quindi la configurazione delle correnti, grazie alla presenza del sistema spazio e collettore, è sempre la stessa, e in particolare quella che devo fare, perché potrei anche fare una configurazione delle correnti in cui qua sono tutte diverse, qua sono tutte diverse, però otterrei una coppia nulla, se ci pensate un attimo, che avrei metà, diciamo, delle spine che tirano da una parte e metà dall'altra. Devo fare in modo che le correnti che circolano nei lati delle spine sotto un polo abbiano tutte lo stesso verso, e sotto un polo abbiano un verso e sotto l'altro polo abbiano il verso opposto. Se riesco a realizzare questa configurazione, la macchina gira con continuità, ho realizzato una macchina a 40 rotine. Vi faccio notare che io facciamo il nostro disegno. Se vado a mettere le spazzole in maniera tale, perché poi dipende da dove metto le spazzole, no? Perché tanto i poli di eccitazione stanno fermi, sono fissi. Le spazzole posso, pure sono fisse, ma posso collegarle in partenza in questo modo, oppure potevo collegarle L2 e L4, e ovviamente vi cambia la configurazione delle correnti. Io posso collegare anche.
spazio me ne dà ad avere questa configurazione delle corrente. Abbiamo capito che qua la dividiamo in due parti uguali, no? La voglio diventare una. Posso fare sicuramente questo, ma è da forbice. Perché? Perché adesso la forza qui è diretta così e qui è diretta così. Ma qui si inverte l'induzione, non si inverte la corrente, qui è diretta così e diretta così. Quindi qua ce l'ho diretta in questo verso e qua ce l'ho diretta così e qui così e così. Vedete che la coppia risultante è nulla. Cioè la configurazione che vi consente di massimizzare la coppia ottenuta è quella che prevede che i conduttori sotto un polo siano percorsi da corrente equipersa. Quindi devo sistemare le spazzole in maniera tale da realizzare questa condizione. Ci siamo? Chi è rimasto che viene dal liceo? Tutti studenti. Riuscite a seguire, ma non devi dire sì perché lo ripetiamo. Allora facciamo un altro esempio di avvolgimento più grande, poi ne facciamo quello più piccolo possibile. Qua per esempio, se avessi visto fissato la posizione dei voli, se avessi visto le spazzole non come le ho messe ma sulle altre due lamelle, mi ritrovavo con una configurazione di questo tipo, se ovviamente dava valore a una coppia risultante nulla. Proviamo a avvolgere una macchina a 12 cape. Sono 12, il passo di andata sarà o da 1 a 6 o da 1 a 7 e il passo di ritorno mi dico direttamente quello che dovrebbe essere la soluzione, così. Però potete poi divertirvi, in realtà da 1 a 6 e il ritorno dovrebbe andare in 3, dovrebbe andare bene perché devo saltare così. Quindi da 1 a 6 ci vado 5 in avanti e torno indietro di 3. Quindi da 3, vediamo se è vero, da 3 vado in 8, mi trovate? E da 8 torno in 5. Poi da 5 vado in 10 e da 10 torno in 7, da 7 vado in 12.
da 12 torno in 9, ancora non ho beccato niente. Da 9 vado in, devo andare di 5 avanti, no? Quindi 10, 11, 12, 1 e 2, vado in 2 e da 2 torno 1, 12, 15, in 11. Da 11 vado in 12, 1, 2, 3, 4 e da 4 torno in 1. Ho chiuso la progenza, sì, ci sono stati tutti qua. Conoscendo prima le regole, in realtà la differenza tra il passo di andata e il passo di ritorno, poi il passo di avvolgimento deve essere sempre un numero pari con questo tipo di avvolgimento qui. Allora andiamola a disegnare. Da 1 vado in 6, da 6 vado in 3, da 3 in 8 e da 8 in 5. Oddio, nella realtà da 1 in 6, 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, poi esce l'ultimo filo, vado in 3. 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, l'ultimo filo, chiaro, si fa la matassa, non lo stiamo facendo misurare. Poi da 5 vado in 10, e da 10 in 7. Da 7 in 12. E da 12 in 9. Da 9 vado in 2, quindi qua che sale così. Vado in 2. E da 2 vado in 11. Quindi 2 vado in 11. Questo viene da 2. Da 11 vado in 4. Ho 12 cave sull'armatura, quindi quante lamelle di correttore avrò? 1, 2, 3, 4, 5 e poi c'è una connessione, sono della costa di qua, costa di qua, sta a metà, perché c'è venuta a metà della disegniamo il nostro collettore. Queste sono le connessioni frontali collegate alla lamella di collettore. La rappresentiamo ancora questa parte.
L5 e la L6 che sta un pochino più da questa parte. Poggiamo le spazzole. Se avessimo già messo i poli, saremmo obbligati a mettere le spazzole. Dobbiamo trovare la posizione delle spazzole, mi rendono due pezzi che correndo sotto un polo. Facciamo al contrario. Mettiamo una spazzola qui, per esempio, a L2, e l'altra ovviamente sarà, questi sono 6, l'altra la trovo 1, a L4 per esempio. Una qui questa per esempio è una configurazione in cui non viene diviso simmetricamente il, mi trovate? Perché ho 6 lamelle di collettore, nel momento in cui piazzo le spazzole, una spazzola qui, l'altra la devo piazzare o a L5 o a L4, mi viene, cioè, così mi viene un intervallo, se la metto su L5 vengono due lamelle non collegate e una lamella collegata e poi altre qua invece da quest'altra parte di simmetri. Comunque mettiamola qui e su L5. Ovviamente questa è una macchina didattica, ma io dare che questa vada così, questa è la corrente icona, la corrente icona entra qui e seguiamoci il verso della corrente. Allora, conduttore 3 sale, la 3 va in 8 e scende, la 8 non trovo via di chiusura su L3 perché non c'è collegata niente. Quindi qui risalgo in 5, da 5 vado in 10, quindi la corrente qui scende, non c'è di chiusura, qui sale, da 7 vado in 12, che qui vado in discesa, di chiusura qui e di chiusura. Ok? Andiamo dall'altra parte, l'altra via, quindi qui in 6 sale, in 1 scende, in 4 sale, ho scritto 4, ma in realtà viene qua in 11, allora in 4 sale, in 11 scende, ancora non c'è chiusura. Vado in 2 che sale, 9, 9 che scende e si esce dal 5. Vedete, con questa configurazione queste correnti quindi è sufficiente mettere i poli, come un polo lo devo piazzare qui, l'ho disegnato già, e un altro qui. Questi espansioni polari che ho disegnato qui. E l'altro da questa parte. Qui vengono messi la funzione di eccezione. Thank you.
nel momento in cui questo oggetto si comincia a muovere, comincia a ruotare, la configurazione delle correnti rimane sempre la stessa, indipendentemente da quale cavo ci sia qui. Configurazione, quindi adesso se andassi a fare lo stesso disegno che ho fatto prima qui, qui anziché trovare 8 lati di matassa ne troverei 12, 6 per ogni, sotto ogni scarpa polare, istante per istante, con una configurazione che vede la costanza del verso della corrente sotto ciascuna. Qual è il numero di lamelle minime che devo avere a disposizione per realizzare una macchina a corrente continua? Beh, in realtà è 3, con 3 lamelle devo avere quanti lati di matassa? Facciamo 6. Quindi immaginiamo di fare un collegamento con 6 lati di matassa. Allora qui se faccio vado da 1 a 4 e da 4 torno in 3. Da 3 vado, quindi il passo è andato in 3, il passo ritorna in 1. Da 3 vado in 6. Da 6 torno in 5. Da 5 vado in 2. E da 2 torno in 1. E quindi l'ho chiuso. Quindi da 1 a 4. Da 4 a 3, da 3 a 6, da 6 a 5, da 5 vado a 2, da 5 e da 2 in 1 e ho chiuso la margine. 3 lamelle di collettore, quindi faccio il collegamento alle lamelle di collettore dalle connessioni frontali. Poggiamo una spazzola su L1, per esempio, e una spazzola su L3. La corrente con A entra qui. Seguiamo il percorso di sinistra, sale in 1. Scende in 4, sale in 3, scende in 6 e si richiude su L3. Percorso di destra, entra questa, sale in 2, scende in 5 e si richiude. Però vedete, di nuovo abbiamo realizzato, basta mettere i poli, noi andiamo a tracciare questi punti qui. Questa è la macchina elementare con corrente continua, con 3 lamelle di collettore.
coinvolgimento d'armatura? In realtà vedete, io in tutti i casi che abbiamo analizzato, l'avvolgimento d'armatura viene diviso dalle spazzole in due rami in parallelo fra di loro. No, vedete, un ramo che è quello corrispondente alle correnti. Qua guardiamo sulla macchina a tre lamelle, vedete? Un ramo è questo, 1, 4, 3, 6, questo è un ramo, 1, 4, 3, 6, e l'altro ramo è il ramo 2, 5, 6. In questo caso 2, 5, ma è dissimmetrico per forza di cose, no? Perché diciamo, qui ho tre lamelle, qua. Sono due rami fra di loro in parallelo. In questo caso invece i rami in parallelo sono 3, 8, 5, 10, 7, 12. Poi invece la situazione è nettamente simmetrica e normalmente, a meno che non si tratti di fare macchine che costano poco, che vanno, diciamo, un giocattolino, in apparecchi che devono essere di basso costo, si fa in modo che le due vie d'armatura siano fra di loro identiche, perché l'altra è invece 1, 6, 1, 4, 11, allora la forza elettromotrice indotta in ogni lato di matassa sarà Z, il numero di conduttori che costituisce il lato di matassa, per il mio BLV. Questa è la forza elettromagnetica indotta in un lato di matassa. D'altra parte, diciamo, quindi se voglio la forza elettromagnetica indotta complessiva dovrò moltiplicare il numero di matasse diviso per 2 moltiplicato per z per bn. Esprimiamo la v in funzione della velocità angolare, quindi sarà omega per dimensione. Adesso bld l'abbiamo già dimostrato nel caso della macchina in alternata, rappresenta il flusso al traferro, il flusso massimo al traferro concatenato con una spira a passo diametrale. Quindi la mia forza elettromotrice sarà proporzionata attraverso una costante, che è una costante di macchina, alla velocità di rotazione e al flusso φ di eccitazione del campo di eccitazione. Quindi alla fine l'equilibrio elettrico al circuito d'armatura per il circuito di eccitazione è molto semplice, V con E è uguale a R con E per I con E, resistenza all'avvolgimento di eccitazione per la corrente che circola l'avvolgimento di eccitazione. Qua c'è la I con E e qua c'è la I con E che si richiude in qualche modo, questo è un di loro collegato. Per l'avvolgimento d'armatura invece la tensione V è uguale alla E, se la E la prendo in questo modo, quindi con lo segno positivo, più R con A per I con A. Cioè la tensione applicata al circuito d'armatura, chiamiamola V con A, deve equilibrare che cosa? La forza elettromotrice indotta nell'avvolgimento per effetto del movimento di questi conduttori percorsi da corrente che ruotano all'interno del nostro campo magnetico, più la caduta omega. La E è uguale a K omega φ,
Ok. E a questo punto ci potremmo ricavare anche la coppia. Potremmo fare tutta una serie di calcoli come abbiamo fatto nel caso, cioè conduttore per conduttore. Però ce la possiamo cavare in maniera abbastanza rapida da qui, perché se moltiplico primo e secondo membro di questa relazione per la corrente d'armatura, guardate cosa succede. Dicono A per icon A è uguale a E per icon A più R con A per icon A al quadrato. Ok? Ho preso questa equazione, secondo il principio di Kirchhoff, faccio il punto dell'armatura e ho moltiplicato prima e secondo membro per la corrente d'armatura. Ora, il primo termine cosa rappresenta? Rappresenta la potenza elettrica in ingresso. Non c'è dubbio, no? Che è uguale, quindi, questo termine rappresenta le perdite in joule nell'armatura. E il termine questo qui cosa rappresenterà allora? Cosa manca? Perdite del ferro non ce ne dovrebbero essere perché stiamo in continuo. In realtà siamo in continua fino a un certo punto, perché in ogni conduttore la corrente si inverte diverso. Se prendo questo conduttore, quando transiterà da quest'altra parte, la corrente cambia verso. Quindi avete questo, in ogni conduttore c'è comunque una variazione della corrente. Non cambia la configurazione delle correnti sotto una scarpa polare. Tant'è che anche in queste macchine il rotore si lama. Lo statore si può meno laminare, si lamina per tagliare il passo delle correnti parassitiche e quindi per ridurre le perdite nel ferro. Lo statore qualcuno lo fa massiccio, nelle macchine di pregio però si lamina anch'esso. Però comunque le perdite nel ferro sono trascurabili, nella nostra modellizzazione non le portiamo in conto. Quindi se queste sono le perdite joule nell'armatura, questa è la potenza di ingresso, questa non può che essere la potenza meccanica. Non c'è altro. Ok? Quindi la mia potenza meccanica è uguale al prodotto della forza elettromotrice indotta per la corrente che circola nell'avvolgimento d'armatura. Ma la forza elettromotrice indotta, abbiamo detto che è prodotto di una costante di macchina per la velocità di rotazione, per il flusso phi, qua per ricordare. D'altra parte però la potenza meccanica è anche uguale al prodotto della coppia per la velocità. Quindi confrontando queste due relazioni, qui c'è omega r, e qua sto usando, usiamo omega r per la velocità per non confonderci, anche se qui la pulsazione non ha senso, però confrontando queste due relazioni viene fuori che la coppia P è K P per P con A, cioè la coppia sviluppata da una macchina a corrente continua è proporzionale al prodotto del flusso per la corrente. Vi faccio notare che il K, la costante K che compare nell'espressione della coppia e la costante K che compare nell'espressione della forza elettromotrice indotta alle spazzole, quella lì si chiama anche forza elettromotrice indotta alle spazzole, è la forza elettromotrice indotta alle spazzole. È la stessa, è una costante di macchina, dipende dal diametro, dal numero di carte, dal numero di conduttori, quello che abbiamo ricavato relativamente all'avvolgimento a uno strato, ma insomma è comunque una costante di macchina ed è la stessa. In qualche testo voi le trovate diverse, ma perché le trovate diverse? Perché si ostinano a scrivere la E come KNFI, mettendo in n la velocità di rotazione, scrivendo n la velocità di rotazione in giri al minuto. Se n è la velocità di rotazione in giri al minuto, questo k non è quel k lì, sarà un k diverso. Però vi portate dietro un modello con due k, quella la costante è la stessa, basta esprimere in unità del sistema internazionale, quindi mettere qui la velocità in radianti al secondo e il k che appare nell'espressione della e e nell'espressione della coppia è lo stesso, l'abbiamo dimostrato banalmente. Vi trovate? E noi useremo questo tipo di convenzione. Ora, una macchina del genere può funzionare anche da generatore. Perché funzioni da generatore? Che cosa deve succedere?
se anziché far circolare corrente nell'armatura, quindi si mette in rotazione, faccio girare l'armatura collegando un motore primo, chiaro quello che faccio? Faccio girare l'armatura collegando un motore primo. Io comunque ho una forza elettromotrice indotta. Nel momento in cui, diciamo, qui chiudo su un carico, anziché mettere un generatore, faccio questo, con questo riferimento a questo, qua ci metto un carico, questa è la resistenza. Quindi questa è la tensione che apre il carico, la B. Allora, in questo caso l'equazione diventa E uguale a V più R con A per I con A. Cioè la E diventa maggiore della V. La macchina funziona da generatore, perché nel momento in cui metto in rotazione il rotore, conduttore verso un campo magnetico, essendo una forza elettromotrice indotta, non è in cui si muove questo conduttore, la via che esiste sempre, si vedeva tutto prima, questa forza elettromotrice indotta mi compare alle spazzole e quindi questa volta però, diciamo, l'energia chi la mette il motore primo che sta tenendo in rotazione il rotore, mi compare alle spazzole e quindi se le spazzole sono chiuse su un circuito, per esempio un carico resistivo, faranno circolare corrente, ovviamente si inverte il verso della corrente, mentre prima la corrente era, andava dalla sorgente di alimentazione all'indotto, adesso va dall'indotto al carico. Quindi la macchina a corrente continua può funzionare anche come generatore di lampadina. Oggi questo secondo, mentre l'uso come motore a livello industriale ha ancora, diciamo, un campo di applicazione significativo, perché come vedremo la macchina a corrente continua è facilissima da regolare e anche con grande precisione, con una notevole risposta in termini sia statici che dinamici, di accuratezza nel raggiungimento sia nel controllo di velocità che nel controllo di posizione. Per cui è stata in alcuni casi di male leader incontrastati in tutti quegli azionamenti in cui è necessario avere un controllo, soprattutto un controllo anche durante il transitorio della velocità della posizione. Pensate per esempio al movimento, avete presente un tornio come è fatto? Un tornio avete due tipi di strumenti, due tipi di azionamenti. Da una parte, diciamo, c'è l'azionamento asse che prende il pezzo, il tornio è fatto in questo modo, sono improvvisato, tra punto e contropunto, qua viene messo il pezzo da lavorare e viene messo in rotazione. Ed è, diciamo, un azionamento che deve essere controllato in velocità, deve andare in genere ad alta velocità, dipende dal materiale del pezzo che devo lavorare, dal tipo di lavorazione che devo fare, però insomma tutto sommato è un azionamento controllato in velocità. E poi c'è l'azionamento invece utensile, qua c'è l'utensile che viene avvicinato o allontanato in funzione della lavorazione che devo fare. Per esempio, se devo fare una filettatura, questo utensile si dovrà avvicinare e avanzare, quindi asportare il trucio. Lo trovate? Quando andate a fare, quindi qui c'è necessità di un controllo di posizione oltre che di velocità, no? Se devo fare una filettatura devo controllare la posizione e la velocità, e le sovraelongazioni in posizione non sono ammesse. Le sovraelongazioni significa che se teta, questa è la posizione di riferimento a cui devo arrivare, e il mio azionamento fa questo, e quello prima l'ha sfondato e poi è tornato indietro, prima gli ha asportato più di quanto dovevi e poi è tornato indietro, quindi in quel caso il controllo dovrà essere un controllo di tipo periodico. Cioè è uno dei casi nei quali ho la necessità di effettuare un controllo di velocità e di posizione che abbia requisiti di precisione imposti dall'utente anche durante la fase transitoria, non soltanto a regime. Non mi importa soltanto che a regime quello vada nella posizione in cui deve andare, ci deve arrivare senza sovraelongare, no? Se per esempio ho l'arresto a bersaglio di una metropolitana, sapete, la metropolitana oggi quella senza conducente, arrivo nella stazione, voi non vedete il binario, perché sono le porte più
chiuse, cioè sui binari, già nella stazione. Il convoglio arriva e poi si aprono le porte del convoglio, le porte del binario e le porte del convoglio, le porte dei binari della stazione dovrebbero essere allineate. Lì c'è un controllo di posizione. Boh, che lì va, quando arriva e poi torna un po' indietro, non succede niente, basta che alla fine, cioè, nel momento in cui si dà il comando di apertura, uno non si trova il muro davanti, diciamo, la parete del treno davanti. In alcune applicazioni invece è necessario, quindi lì è importante soltanto il valore di regime. In altre applicazioni è necessario controllare anche durante il transito. Bene, il motore a corrente continua è un motore che da questo punto di vista offre delle prestazioni assolutamente di pregio, e che per esempio con le macchine alternate oggi ci si arriva con i motori brushless, gli azionamenti brushless a maniere permanenti, che però costano abbastanza e hanno, soprattutto al crescere della potenza, se poi sono limitati in potenza, quindi può funzionare da motore a generatore. Da generatore invece l'utilizzo è abbastanza residuale. Lo trovate, per esempio, non so se avete mai visto quelle torce che si ricaricano con la manovella, quelle dentro c'hanno una dinamo sostanzialmente, oppure i generatori per casolari isolati che non sono collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. In quel caso si può utilizzare una dinamo, e quindi con una distribuzione in continuo, perché magari se non ci sono elettrodomestici che vanno in alternato, perché poi dipende sempre da questo. Però questa è una situazione che potete ritrovare, per esempio, in alcune contee americane, in alcune in cui, diciamo, non arriva l'energia elettrica. A quel punto la scelta se alternato continuo è semplicemente del fattore che deve decidere quale apparecchiature usare, quindi oppure si può realizzare una conversione in loco DC a C e fare una distribuzione in DC relativamente più semplice. Ora, torniamo un attimo indietro. Quindi noi abbiamo sostanzialmente dimostrato che la coppia è K affine di con A e la E è uguale a K omega affine. La macchina a corrente continua che stiamo studiando adesso è una macchina a corrente continua, si chiama con eccitazione indipendente, perché stiamo supponendo che l'avvolgimento di eccitazione sia alimentato per i fatti suoi in maniera indipendente dall'avvolgimento del manico. Quindi macchina a corrente continua con eccitazione indipendente, vedremo che sono possibili poi altre configurazioni. Ora però poniamoci un problema. Qui in queste formule abbiamo scritto φ. Io vi ho detto il flusso di eccitazione, è giusto per dire flusso di eccitazione. In realtà φ è il flusso dell'induzione risultante. E io al traferro, in una macchina di questo tipo, vi disegno la macchina per esempio con eccitazione, perché in realtà io quelli che posso sommare sono i cambi magnetici di H, poi devo andare sulla caratteristica risultante e trovo la B. Questo è quello originato dall'avvolgimento di eccitazione, allora, che è alimentato per i fatti suoi da una certa sorgente di eccitazione. Al traferro, vedi,
vedete, oltre al campo creato dalla corrente di eccitazione, ho anche il campo creato dalla corrente circolante dell'avvolgimento di ferro. Quindi al traferro ho la composizione di due campi. Questo campo, anche nella macchina sincrona ce l'avevate, voi avevate il campo di statore e il campo di rotore. Qui il campo di statore è il campo di eccitazione, il campo di rotore è il campo d'armatura. Tant'è che in gergo questo si chiama campo di reazione d'armatura, perché vedremo, lo facciamo domani, così c'è un'unità di adattazione, che può creare qualche problema. Com'è diretto questo campo? Vista che la configurazione della corrente è sempre questa, come ve l'aspettate che sia diretto? Il campo di armatura, si è disposto il campo di armatura. Qual è l'asse del campo di armatura? È vero che questo è collegato con questo è collegato, però guardandolo da qua, qua c'è una simmetria chiara, è questo. Tra l'altro diretto così perché un osservatore con la testa qua vede girare correttamente senza anti-orario. Vede girare, no, sto cercando, è diretto così. Questo è il campo, lasciate perdere che questo è collegato con questo, questo è collegato con questo, così qua vedete c'ho diciamo una simmetria rispetto a qui. Posso anche immaginare dal punto di vista diciamo magnetico che queste correnti siano fra di loro collegate, no? Come se fosse un solenoide in cui però la sezione non è costante. Quindi il campo di armatura e il campo di eccitazione H armatura sono fra di loro a 90 gradi, sono fra di loro in quadratura. Io vi dovrei calcolare il campo risultante, domani facciamo graficamente per capire il campo risultante al traferro. Una volta noto il campo risultante al traferro posso passare all'induzione. Chiaramente io posso sommare anche direttamente le induzioni, ma le induzioni le posso sommare soltanto se sono in linearità. Ricordo che la caratteristica del ferro, di un qualunque circuito con ferro, è una caratteristica non lineare. Voi avete qui H e qui B. Se avete due valori di H che andate a sommare, i valori di B corrispondenti si sommano se sono in linearità. Ma se non sto in linearità, quando prendete due valori di H uguali, gli incrementi di B corrispondenti sono completamente diversi. Quindi cioè, voi dovreste prima sommare i campi, poi andare sulla caratteristica magnetica di macchina di cavare di là B e quindi F. Quindi non è corretto dire che questo è il flusso di eccitazione, è più corretto dire che è il flusso del campo risultante al traferro. Però questo porta un problema, perché se questo flusso qui non è più costante o non è più controllabile da me semplicemente variando la corrente di eccitazione, io perdo una delle chiavi di controllo. Quindi vedremo che dobbiamo fare in modo da rendere questo flusso il più possibile indipendente dalla reazione d'armatura. Vi ricordate benissimo quando abbiamo parlato della macchina asincrona? Diciamo, della generazione della coppia, che i due campi devono essere sincroni. E nella macchina asincrona i due campi, statori e rotori, sono sincroni anche se il rotore gira una velocità diversa da quella del campo rotante, tant'è che la macchina si chiama per questo asincrono. E che quella condizione, l'abbiamo dimostrato, è una condizione necessaria per generare una coppia di valore medio diverso. Anche qui io ho due campi, il campo di statore e il campo di rotore, il campo di eccitazione e il campo d'armatura. Sono sincroni? Sì, stanno fermi. E stanno fermi. Questo sta fermo perché sta fermo, l'avvolgimento di eccitazione. Il campo di armatura sta fermo, ha sempre questa configurazione, per la presenza del collettore. Se non ci fosse il collettore, quando questo collettore passa da quest'altra parte, si porta presso questa destra la corrente, lo ricordate, no? E quindi non avremmo avuto più che il campo era fermo, il campo ruotava insieme con l'armatura e quindi non poteva generare la coppia. Dal ragionamento che abbiamo fatto fisico, vi ricordate, no? Che se non provvedevo a invertire la corrente quando i conduttori passavano sotto l'altra scarpa polare e quindi a ottenere configurazioni costanti nella distribuzione delle correnti sotto le due scarpe polari, la coppia non veniva più generata, si portava nella configurazione degli elementi di due campi la macchina e poi non andava avanti. Okay? Quindi anche in questo caso ritrovo conferma di quanto abbiamo ricavato nel studiare, diciamo, la macchina in alternata,
che affinché ci sia una generazione di coppie devo avere l'interazione tra due campi, un campo sulla parte fissa e un campo sulla parte mobile, un campo statorico, un campo rotorico, un campo di eccitazione, un campo di armatura, chiamatelo come volete, e i due campi devono essere tra di loro in posizione sempre uguale, devono essere sincroni. In questo caso, un caso particolare di campo, diciamo di sincronismo, stanno tutti e due fermi. E stanno fermi, ripeto, in particolare il campo d'armatura, non è scontato che sia fermo, sta fermo grazie proprio alla presenza del collettore che realizza la condizione che la configurazione delle correnti è sempre la stessa, qualunque sia la posizione del rotore. Ci siete? Sto cercando di dire in tutte le salse, perché spesso rispetto a questi argomenti i ragazzi sono un po' passivi. Io mi invito a non essere così, cioè penso di essere anzi feroce, se non capite una cosa lì, chiedete. Alla fine se la capite bene, la metabolizzate e diventa come guidare l'auto. Voi quando guidate l'auto abbassate la frizione per cambiare marcia. Mica ci pensate, adesso abbasso la frizione perché stacco il motore dalle ruote. Diventa un riflesso incondizionato, però comunque lo sapete. Anche qui in qualche modo deve far parte del vostro patrimonio culturale, quasi genetico. Vabbè, domani riprendiamo da qui. Ci sono domande, scusate.